ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino e benvenuti all'interno di quello che è il mio armadietto. Potrebbe essere una seconda ondata, quel famosissimo video dove mostravo tutte le mie skin presenti all'interno dell'armadietto, però no. Ragazzi miei, non so quanto potrebbe durare al giorno d'oggi un video del genere, perché abbiamo ben 1745 skin nozze, dobbiamo raggiungere la soglia delle 1008. Ma non voglio parlarvi di questo quest'oggi, perché andiamo qui nella sezione auto. Anche questo si sta arricchendo, ragazzi miei. Anche questo mini spot dell'armadietto dedicato alle auto, che sono anche, come dire, in condivisione con quelle che abbiamo in possesso su Rocket League. Perché per chi non lo sapesse, vi è l'armadietto condiviso, ragazzi. È un qualcosa di reale. Avendo un'auto su Rocket League, se questa qui sarà presente su Fortnite, ovviamente verrà consegnata nell'altro armadietto. Dovete avere l'account con legato su Epic Games tra Rocket League e Fortnite. Pare ovvia come cosa. Comunque sia, ragazzi miei, un po' di macchinine le ho. Non tantissime, ma comunque sia, come già detto, lo stiamo arricchendo questo mini spot. Ed è per questo che oggi voglio ricollegarmi a Rocket League Sideswipe. Per chi non lo sapesse, giocando a questo gioco da mobile, nel momento in cui loggeremo, riceveremo un'auto gratuita. E non sto parlando di una wrap, una copertura che si andrà ad applicare ad una di queste auto già presenti, ma una vera e propria auto nuova totalmente gratis all'interno del vostro armadietto. Vi faccio vedere subito come riscattarla, che sia da telefono o iPad è la stessa identica cosa, non cambia nulla. Come ben saprete, Fortnite è tornato finalmente su iOS dopo ben 4 anni, estate del 2020, quanti brutti ricordi. Sì, è anche su Android, quindi Android, iOS, quel che volete, ragazzi miei, scaricate Rocket League Sideswipe e riscattiamo la nostra ricompensa. Eccoci qua, siamo su iPad, ragazzi miei, e come potete ben vedere di applicazioni nuove ne abbiamo, che sono riconducibili a quello che è l'Epic Games Store. In questo caso un mini launcher su iOS con ben 3 giochi, Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe. Clicchiamo qui, ragazzi, come potete ben vedere possiamo lanciare da questa applicazione quelli che sono i nostri 3 titoli. In questo caso oggi ci interessa Rocket League. È la prima volta che effettuo l'accesso su questo gioco da mobile. Ci ho giocato già 2 anni fa su PC con un emulatore e mi piaceva. Lo riproverò quest'oggi assieme a voi. Ma per quanto riguarda il lancio su iOS, è la primissima volta, quindi non entro su Telegame da troppo tempo. Ho aspettato per registrare questo video con voi. Tra l'altro, non vi ho chiesto neppure un bel mi piace, ragazzi. Un pollicione all'insù di una condivisione con tutti i vostri amici. Fatemi sentire il vostro calore, ragazzi miei. Se ancora non siete iscritti, distruggete il bottoncino rosso. Non vi iscriverete, ma almeno attivate la campanellina. Abbiamo Rocket League e andiamo. Eccolo qui. È partito, ragazzi. Oh mio Dio, non ci avrei sperato. Accediamo ovviamente con il nostro caro e amicissimo Epic Games Launcher. Sì, vai. Oh mio Dio, non mostrare dati sensibili. Martex, sei tu? Sì, sono io, fratello. Caricamento in corso. Boom. Ragazzi, ma neppure il tempo di loggare. Madonna, non si capisce nulla. Ci stanno oggetti su oggetto, che cosa c'è scritto? Di 141 o 11 di 14, ragazzi? Oh mio Dio, aspetta. Diestro, dettagli dorati, ok. Grazie, madonna, perché è tutto buggato? Sì, mi piace. Vabbè, mi sa che passiamo qui una mezz'oretta assieme, eh? Livello 1, ma come livello 1? Ma come livello 1? Allora, che cosa abbiamo nel nostro garage? Ma c'ho le auto di Fortnite e le Babaji, vediamo. La Whiplash. Oh, raga, ce l'ho però, Però un pochettino, attenzione, non me l'aspettavo, eh. Andiamo nei cosi oggetti così a caso. Ma lo possiamo sostenere qui il Martexone del Migorason? Assolutamente no. Codico Martex qui non si inserisce. A quanto pare hanno attivato il Rocket Pass, ma non capisco se lo diano gratuitamente. Belle queste. Allora, vorrei fare una cosa, perché io sono già, in realtà sono loggato ancora su Fortnite. Non so però se l'auto mi sia arrivata. Sentite qua, aspettate. Allora, riloghiamo e vi faccio sapere se l'auto è già arrivata oppure dobbiamo fare qualcosina, perché non è questa qui, non è neppure questa, mi pare. Sto effettuando il login su Fortnite, ragazzi miei, perché a quanto pare basta solo scaricare il gioco, quindi Rocket League Sideswipe, collegare l'account
Oh mio Dio. Ed è la diestro. Vabbè, la vedete ragazzi? La vedete? Ce l'ho qui. Rocket League Sideswipe. E lei, pochi istanti fa avevo detto che non era lei ovviamente l'auto che sarebbe poi arrivata nel nostro armadietto di Fortnite gratuitamente. Ed invece lei, ragazzi, è lei. Oh, a cavaldonato, come si dice, non si guarda in bocca. E quindi sì, la attiviamo in maniera istantanea. Però devo capire, raga, devo capire se questi item per quanto riguarda Rocket League Sideswipe siano condivisibili al 100% con il nostro armadietto di Fortnite, perché questa cosa mi interessa tantissimo. Tutto si va ad estendere ancora di più ad un altro gioco oltre a quello di Rocket League. È fantastico, raga, è troppo bella questa cosa, credetemi. Non lo so, magari detto così non può sembrare chissà che, ma è tanto. Riscattiamo tutto, andiamo. Boom, ce l'abbiamo qui nel nostro armadietto. Eccola, un'altra auto. GG a noi. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti se l'avete riscattata. Avete tempo fino al 2 novembre per quanto riguarda questi regalozzi, altrimenti poi ci sarà qualcos'altro. Allora, utilizziamo la distro anche qui. Mamma mia, mi sta volando. Bellina, ma utilizziamo lei. Andiamo, andiamo, andiamo. E che fai? Non te la fai una bella party tozzola? Un doppio, vai. Aspetta, ma qui sono argento, quindi mi ha lasciato le vecchie classificate. Nice. Allora, il gioco sa chi sono. E non saprò fare nulla. Mamma mia, che bello quel banner con la baguette. Vai. Mi sa che il mobile non va per... Da mouse e tastiera su questo gioco ero molto più bravo. No, è meglio che faccia tutto il mio compagno di squadra, eh? Oddio, forse è solamente questione di prenderci un po' la mano. Bro, t'aiuto io, dai. Sì, mi sono già consumato tutto il boost. I miei amici non è che... I miei amici, vabbè, i player che sono all'interno di sta partita non è che siano pro playa. Un pochettino tutto casuale, però ci destreggiamo, dai. Vado io. Dai che lo faccio un golleno. Un golleno? Allora, non mi fa impazzire il movimento che dobbiamo effettuare con il dito tra il boost ed il salto. Beh, bro, ma ogni pallonetto qui. Stavo dicendo, non c'è bisogno che utilizzi singolarmente i tasti, ma posso indirizzare già dove voglio e saltare. Però poi indietro come cabbo ci torno, frate. Dai! Provo manca a pagarla, la prendo la palla. È una questione tutta di pollice sinistro, dai. Sì, dai, ci stiamo riprendendo, bro. Dai che Martexone. Lo riprendiamo, raga, lo riprendiamo. Mi sto svegliando. Vai che l'appoggio, gol del Martexone. 4-4. 8 secondi rimanenti. Via, please. No. No, perché? Ma perché autogol? Ma sei idiota, broda! Gliel'ha regalata, ragazzi. Gliel'ha proprio regalata. E che dobbiamo fare? Mamma mia. Ma che compagni di squadra ho, ragazzi. E dai. Cabbo, raga, non potete capire quanto io fossi spedito ai tempi. Intanto ci tiriamo un bel gol da mouse e tastiera, che potrebbe sembrare l'opposto, ma io a Rocket League, ad esempio, ci gioco da mouse e tastiera. Tutti mi consigliano il pad, ma ragazzi, non ce la faccio. Così, vai, secondo gol, let's go. E a Rocket League Sideswipe, sempre con un emulatore, giocavo da mouse e tastiera, che anche lì era improponibile come cosa, ma giocavo benissimo. Dovremmo trovare qualche live vecchia su tale titolo. Magari voi saprete aiutarmi. Calibrare sto boost un pochettino meh. Vai, così. Dico betta. Andiamo, 3-0 per noi, ragazzi miei. Squadra arancio sta spaccando. Let's go. Che è successo? Hanno livato? Vincitore a tavolino. Martexo, l'MVP della situation, te lo porti a casa. Andiamo così, bello. Va bene, ragazzi miei. Io spero ovviamente che tale video sia stato di vostro gradimento. Che cosa non abbiamo fatto, che cosa non abbiamo riscosso. È stato davvero un piacere portarvi con me in questa mini avventure interessante. Spero ovviamente che le cose che riscatteremo qui magari un giorno arriveranno anche sul nostro account di Fortnite. Mentre è livello 6. Ma non ero livello 2 poco fa, ragazzi. Quanto è expato, diamine. Volete che porti altri video su Rocket League Sideswipe? Fatemelo sapere qua sotto tra i commenti. Ovviamente i pochi che riceveranno tale feed, perché ragazzi miei, YouTube è proprio... Noi ci becchiamo in un prossimo videozzo, sempre qui assieme al vostro Martexone. Un salutone da parte mia, come al solito, un bel... Ciao, brothers!